Bentrovati con le breaking news del pomeriggio. In primo piano il crescente fenomeno delle truffe agli anziani che sta preoccupando in maniera particolare il prefetto di Arezzo De Luca, che ha scritto ai sindaci della provincia per aumentare l'informazione e aiutare le persone, soprattutto le persone fragili che ultimamente sono state colpite da questo fenomeno. Poi, grossa operazione antidroga sulla Perugia Bettolli, operata dai carabinieri di Perugia, proprio all'altezza di Castiglion del Lago. È stato scoperto all'interno di un'autovettura un ingente quantitativo tra hashish e cocaina. Infine, il futuro, anzi il presente del Caffè dei Costanti, non ci poteva essere soluzione migliore che l'acquisto da parte della società peschiera di Patrizio Bertelli, una scelta forte, quella fatta dal magnate di Prada, che è anche una sfida per il rilancio del centro storico. Ad Arezzo è tutto con le breaking del pomeriggio, appuntamento alle prossime edizioni.